L'aeroporto di Fano inizia l'anno con il botto, grazie al successo della tradizionale Befana Vien dal Cielo. Ieri mattina, infatti, complice la bella giornata di sole, nonostante l'aria frizzante, tantissime famiglie fanesi, ma non solo, hanno deciso di non rinunciare allo spettacolo delle Befane volanti, atterrate puntuali con il loro paracadute sul piazzale dello scalo Enzo e Walter Omiccioli, mandando in visibilio i più piccoli, pronti a raccogliere caramelle, cioccolata e dolciumi distribuiti a piene mani. L'evento, organizzato dall'Aero Club Fano insieme alla Eagles Aviation Academy, è stato reso possibile grazie alla collaborazione con i paracadutisti della Limarche, con il ristorante Barone Rosso che ha offerto a tutti i bambini un bicchiere di cioccolata calda, con la società aeroportuale e con l'associazione Aerobatics 27. Ennesima prova della vitalità aeroportuale e della forza del gruppo di operatori che lo fa vivere quotidianamente. Insomma, un modo diverso di festeggiare l'Epifania, dinamico ed emozionante, grazie ai passaggi in formazione del Fly Fano Team e dell'Extra 300 del comandante Paolo Sapignoli. E più fortunati, all'interno delle barrette di cioccolata, hanno trovato due buoni validi per un volo con tutta la famiglia e uno per un pranzo al ristorante dell'aeroporto. In mezzo alla folla anche il presidente della Proloco Etienne Lucarelli, che punta anche sull'aeroporto per lo sviluppo degli eventi 2019, la candidata del centrodestra Lucia Tarsi e l'assessore al turismo del comune di Fano Stefano Marchegiani. Tutto bene, grazie anche alla meteo che ci assiste in questa bellissima giornata fredda, però al sole si sta bene. Gli aerei dietro di noi si stanno cominciando a scaldare, quindi a breve cominceremo le attività e le Befane a breve ugualmente si lanceranno e saranno poi qui ad allietare tutti quanti piccoli e grandi. Un aeroporto molto vivo, vivace, creativo anche e sta crescendo moltissimo. Ed è poi anche sintomo della società che si evolve. La Befana una volta arrivava di notte con la scopa, adesso arriva con l'aereo comodamente, e a Fano lo può fare perché c'è un bel aeroporto vissuto, sta arrivando tanta gente, tante famiglie con tanti bambini, e tutti quanti prendiamo un volo per il 2019 che sia strepitoso anche per il nostro aeroporto. Insomma, per quest'anno solo caramelle e dolci. Vedremo se nel 2020 a qualcuno verrà anche consegnato un bel pacco di carbone.